Allora, riprendiamo la nostra kermesse. Colgo l'occasione, poco fa non abbiamo ringraziato il service Giuseppe Farci e Ignazio Licata. Vabbè, potevamo evitare, non è che c'era così. E naturalmente la nostra giuria, che vedo sì, molto concentrata. Tuo figlio Stefano, vuoi dire qualcosa? Sì, io volevo dire... Tuo figlio ringrazio. Hai visto che è collegato, eh? Ancora non l'ho fatto, volevo farlo perché mi sembra doveroso. Io voglio ringraziare Piero e Paolo per avermi invitato questa sera in una veste per me insolita. Di solito io orbito nel parterre. Ma noi vogliamo che questa sera una tua performance ce la venga anche a fare. No, la mia performance si limiterà a questo e mi fa piacere vestire questa sera questi panni, perché visti da qua è veramente uno spettacolo in più rispetto a quello che uno fa e ne è protagonista. Volevo fare i complimenti a te Piero, perché come tieni il palco tu, quasi nessuno. E te Caterina, che ti devo dire? Io ti guardo da qua, sono veramente soddisfatto, sono veramente felice, perché tu lo sai, io ti ho vista crescere, no? Ti ho vista crescere, ma fisicamente veramente. Quindi vederti adesso e poi sapere di tutte le tue performance, veramente c'è da essere orgogliosi, veramente. Grazie. Dov'è? Giuseppe, non è Maria, nessuno. Va bene, okay. Con i miei figli. Ok, Giuseppe e Maria, complimenti per Caterina. Niente, vi voglio fare i complimenti per quello che avete costruito in essere. Il pubblico vedo che sta seguendo, si sta divertendo, e quindi continuate così, perché anche se non è facile, costa sudore, veramente, lo so. Perché queste cose. Noi ti ringraziamo per queste belle parole. Cena pagata da parte mia, perché ti sei espresso anche in modo bugiardo, perché l'ho fatto gratuitamente. Grazie. Ma la corrida è fatta proprio perché siamo il primo io, un dilettante. E allora ti ringrazio di tutto questo, andiamo avanti. Il prossimo concorrente viene da Porta Empedocle. Piero, abbiamo qualcosa per te, Piero. Che cosa c'è? Soldi? Io spero solo che... Non lo dico, lasciamo stare, se non vuoi. Presentiamo Domenico Conticello. Eccolo qua, un bel applauso. Allora, Domenico, tu vieni da? Porta Empedocle, avete visto? Quindi c'è, cioè, quest'anno spaziamo, abbiamo di tutto, da Ribera, da Porta Empedocle, da tutte le parti. E allora, che cosa ci canti questa sera? Laura non c'è. Laura non c'è di necco. Ti stai divertendo? Come, questa è una passione per il canto, così anche tu un dilettante che si vuole solo. Beh, passione per il canto. Ah, ecco, capito? Quindi anche tu sei qui con noi che questa sera ci diletti. Noi ti lasciamo il microfono e a voi Domenico Conticello. Manca da spezzare il fiato, fa male, non lo so. Scusate. Allora, aspetti un attimo. Ragazzi, aspetta, scusa. Secondo me ha sbagliato di nuovo la console, secondo me. Dovremmo ricominciare. O no? Tutto la console. Guarda che comincia subito. Dobbiamo riprendere, okay? Dai. Ci siamo? Sei pronto? Sì. Ok. Laura non c'è più, altrimenti così se uno salta avanti e dietro non cominciamo. Piero, mi devi dare il tempo di farlo partire, no? Ok, vai. Laura non c'è, è andata via, e Laura non è più cosa mia, ma sai che si può, e mi chiedi perché Laura non amo più, mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male, non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo e credi non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono a strano caso posto.
un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su due capo che non è più mio. Io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano da sto posto, ci sei te, ci sei te. Forse difficile così, che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io possa scappare, lei c'è. Solo Laura la mia coscienza. Se poi ci andiamo adesso, però mi metto un dosso. Ora so, c'è ancora nessun riflesso. Tranne te, mi dispiace ma non posso. Laura c'è, se poi ci andiamo adesso, mi casca un mondo addosso. Ora so, c'è ancora nessun riflesso. Anche a Domenico, sono arrivati finalmente. Sono arrivati. Questa una. Complimenti Domenico per la performance, bravissimo. Andiamo avanti ancora. E ora una nostra compaesana è brava, è bravissima, la conosciamo tutti, partecipa sempre ai festival, ai karaoke, ed è, ha una voce spettacolare. Ecco a voi Norina Daino. So che sei emozionata e non vuoi parlare. Tantissimo. Hai voluto l'asta perché ti treme il braccio? Mi treme il gomito. Ok, quindi evitiamo. Che cosa ci fai ascoltare? Almeno tutto l'universo di mia madre. Ok? Monitor e caratteri cubitali. Caratteri cubitali che si prega. Ecco. Service è pronto. Ecco voi, accogliamola con un applauso perché è emozionata. Grazie a tutti. Sai, la gente strana prima si odia, poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentiranno senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente matta. Troppo soddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia, scioccamente, scioccamente.
cucina, ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure inutilmente, e poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nel mio universo, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo E allora, no, aspetta. Non è che io non glielo voglio dare. Noi che cosa avevamo detto qualche settimana fa? Veramente noi un anno fa ci siamo ripromessi di fare una bella corsetta in spiaggia, visto che abbiamo vinto una vittoria e abbiamo superato un traguardo. Tu per il tuo e io per il mio. Sì. E siccome adesso qui siamo assieme, io ti concedo di cantare con me. E per me è solo un grande onore. Allora, vi presento io. Come vuoi. Okay. Allora, diciamo alla giuria che questo è fuori concorso, non c'entra niente, è una cosa mia. Ospite, e fino a facciamo finta siete ospiti. Faccio l'ospite di me stesso. Ok. Va bene.